Ma buongiorno a tutti ragazzi e bentornati ovviamente insieme al team di evosmart.it. Quest'oggi vedete qua sotto la lente della nostra videocamera due smartphone ovviamente targati Xiaomi. Non poteva essere che così. Da una parte abbiamo lo Xiaomi Redmi 6, potrebbe essere il nuovo Best Buy di casa Xiaomi della fascia bassa, come lo è stato Redmi 5, mentre qui sulla mia destra il più performante con Snapdragon 625 Redmi 6 Pro. Questo dovrebbe essere il nuovo Xiaomi Mi A2 Lite. Mi 6X sarà il Mi A2, quindi con Snapdragon 660, ma Xiaomi, per semplificarci le cose, ha voluto inserire ovviamente anche la versione Lite. Detto questo, ragazzi, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale YouTube, di condividere questo video, di schiacciare il tasto like e partiamo subito con la nostra sigla. Quindi ragazzi partiamo dal più piccolino, vi ricordo in descrizione troverete il nostro canale Telegram dedicato a voi fan Xiaomi, quindi voi che amate questo brand vi aspettiamo nel nostro canale Telegram dedicato, troverete offerte, troverete guide, insomma vi terremo compagnia proprio su quel canale Telegram. Allora andiamo subito a spacchettare, a togliere le varie plastichine, via questa qui dove ci sono i codici email, ecco qua, questo è il Redmi 6. Andiamo anche a togliere la pellicolina frontale. A bordo abbiamo un processore MediaTek, abbiamo comunque un dispositivo compatto, eccolo qui, piccolino, ci ricorda ovviamente in linea di massima il Redmi 5. Vedete la fotocamera da semaforo verticale passata a semaforo orizzontale. Mettiamo un attimino da parte queste plastiche. Allora, libricini ovviamente delle istruzioni, poi troviamo un cavo USB, micro USB standard, e poi troviamo il classico adattatore da parete non in formato europeo, ma non vi preoccupate perché di solito gli store inseriranno sicuramente nella confezione un adattatore. Molto leggero, molto compatto, molto piccolino, 3 GB di memoria RAM a bordo, vi dicevo prima, processore MediaTek, lo testeremo ovviamente, andremo a vedere se sarà veramente un degno erede del Redmi 5. Mettendo da parte la confezione del Redmi 6, andiamo a vedere il Redmi 6 Pro, andiamo subito a spacchettarlo, eccolo qua. Qui abbiamo un display di 18 noni, anzi 19 noni per l'esattezza, Full HD Plus, 4000 mAh la batteria, andiamo anche qui a togliere le pellicoline e andiamo a togliere anche quelle dietro. È un po' un mattoncino, abbiamo il notch, l'ho visto, eccolo qua, abbiamo il notch nella parte frontale e abbiamo, se non erro, anche una coverina in confezione, vediamo un po' qui dentro, oltre al classico caricabatterie da parete e al cavo micro USB, no, sì, micro USB, non c'è l'USB di tipo C. In questa confezione dovremmo, se non erro, trovare anche una coverina. Eccola qua, coverina che troviamo in confezione, silicone classico nero fumé di Xiaomi, più libricini di istruzioni, non ci interessa minimamente il box di vendita. Vi faccio vedere, ecco qua è già acceso, ovviamente non c'è la lingua italiana, quindi andiamo a fare un skip di tutto quello che è la configurazione iniziale, tanto non ci interessa, lo testeremo poi dopo con comodo, via tutto, via tutto, via tutto, limitless ovviamente. Ecco, vedete, ho acceso quindi questo Redmi 6 Pro, vedete il notch, eccolo qua, un pochino più piccolo rispetto a Mi 8 e Mi 8 SE, un notch forse più compatto, quindi più tra virgolette gradevole. Nella parte posteriore vedete il sensore biometrico per lo sblocco tramite impronte digitali, il semaforo che è riportato questa volta in verticale. Un piccolo mattoncino, porta degli infrarossi nella parte superiore, un telefono comunque abbastanza compatto. Questo ci può stare, secondo me ci può stare in questo mix di mercato perché non dovrebbe costare neanche tanto, essendo la versione light del futuro Mi A2, quindi avrà tra virgolette Android in versione stock. Questa è la versione, lo sapete, con la MIUI a bordo. Ragazzi, per oggi è veramente tutto. Io, come di consueto, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo, come sempre, nei prossimi video.